Bene, possiamo iniziare. Hai visto la notizia, hai sentito che a settembre esce il remake di The Last of Us parte 1? Cioè è uscito il trailer, io l'ho già visto. Diamo un'occhiata. Vediamo cosa c'è. Perfetto. Quando gli altri usciranno dal bosco, noi saremo già discretamente lontani dall'Italope. Questo postaccio fa ancora più schifo della città. Che cosa c'è? C'è qualcosa di familiare in questo posto. Hai un passato da criminale di cui vuoi parlarci? Passavi con il rosso? I commissariati di provincia sono tutti uguali. Deve pure esserci un telefono da qualche parte. Non sperate di trovare qualcosa. Qui è una tomba, come l'Italope del resto. Qui abbiamo terminato l'altra volta. Iniziamo. Cos'è che abbiamo come obiettivo? Cerca un telefono funzionante. Allora, cacchio. Polizia? Ah, non è una scuola allora. Direi che non è una scuola. Non qua prima. Controlliamo tutto, va che è meglio. Ho perso tutto. Cos'è, una prigione? Ci credo. È chiuso. Chi è che bussa? Chiusa. Ci sei, Marco? Cioè, tutto posto tra audio. Ah, già visto questo. Mi senti pianissimo. Ora? Ora come mi senti? Molto bene. Cos'è, aspetta? Antico reclusore per streghe. Ok, meno male. Quindi adesso tutto a posto. Audio, grafica, tutto a posto. Tutto fluido, tutto bene. Sì, però qua tutto chiuso. Non trovo un cazzo di telefono. Dove cazzo? Ok, a posto. Meno male che te l'ho chiesto allora. Allora. Aspetta Eppure ci deve essere. che. Mi vedi troppo buio, no, dalla telecamera. Dimmi se adesso cambia qualcosa. Provo a accendere la lucina lì sopra. Dimmi se cambia qualcosa. Aspetta. Com'è? Meglio? Mi vedi meglio adesso? È uguale a prima. Cos'è sta roba?
TC. C'è un frusaglio. Ma quindi che cazzo dobbiamo fare? Cerchiamo ancora. Cerchiamo, Dio merda, non c'è un cazzo. Cos'è sta roba? Ah, vabbè, la centrale di polizia. Abbiamo capito che è una centrale di polizia questa. Comunque adesso mi vedi meglio, Marco, oppure no? Ho acceso la lucina. Dimmi se è cambiato qualcosa, perché se non è cambiato niente, la spengo. Maledizione. Era il biglietto per casa. È rotta. F. Ok, allora la tengo accesa. Ma dove cazzo è? Possibile che non c'è sto. Sto a vedere, l'ultima stanza, sto a vedere. Qua. Oddio, era qui, che palle, era qua. Sono Ultima il stanza. vincitore. Ecco il telefono. Forse siamo salvi. Non c'è linea. Ora? Mi vedi meglio? Merda! Ehi! Calma, calma! Devi smettere di reagire ai problemi come farebbe un bambino. Guarda qui. Notato che manca il cavo? Potremmo provare a cercare un cavo, allora. Ok. Allora, adesso ci manca un cavo, ha detto. Manca il cavo al telefono. Qua c'è qualcosa di utile? No. C'è niente. E mo dove troviamo? Se mi sfugge qualcosa, Marco, tu sei i miei secondi occhi, praticamente. Che cos'è? Porca puttana bastarda. Sì, ma lo fa apposta sto gioco, eh. Mi sono cagato in mano. Che facciamo? Rispondiamo. Pensiamoci bene. Aspetta. Pensiamoci bene. Io non mi fido di sti qua. Su, rispondi a quel telefono! Ehi, andiamo! Almeno per una volta comportati come un uomo. D'accordo. Ecco, vedi? Qua quando dipende le scelte che poi faranno la storia. Chissà adesso cosa sarebbe successo se rispondevamo noi. Perché io potevo dire ci penso io e rispondeva lui. Invece adesso ha risposto il professore. Vedi quante cazzo di scelte ci sono in questi giochi. Sti giochi. Pronto? Chi parla? Chi ha il telefono? Chi è che parla? Non riesco a capire, ma mi sembra in difficoltà. Questa situazione è davvero folle. Riaggancia. Non riattaccare. È un'occasione per capire cosa sta succedendo. Vedi? Sta cazzo di questa qua che ci fa il jumpscare. Ma Taylor! Vieni, piccola. Desidero parlarti. G-Z-Sport. Svelerai il nostro segreto. La dannazione eterna sarà la tua condanna. Sì, infatti me lo aspettavo. Posso fare affidamento su di te, allora? Le mie labbra non proferiranno parola. Se dirai qualcosa o farai accenno a alle altre questioni, verrò a prenderti nel cuore della notte che buia per infliggerti il castigo più atroce. Prego, reverendo, iniziamo. Abbiamo atteso fin troppo.
Torna da loro. Quindi ora sono tutte e tre, però Angela, Josh. Prego questa corte, l'esimio giudice Wyman, di non lasciarsi ingannare dal biasimo dell'imputata. Il diavolo è maestro di inganni. I suoi adepti ostentano innocenza. Ma sono manichini. Non hanno alcuna scelta. Dichiaro davanti a Dio la mia innocenza verso le accuse rivolte. A silenzio, Amy. Che cosa possiamo fare? Stiamo in silenzio, voglio capire cosa succede. Non facciamoci sentire. Lasciamo che vadano avanti. Vediamo che succede. Col dovuto rispetto, reverendo, dubito che i miei concittadini, conoscendomi, si pronunceranno contro di me. Sanno chi sono. Conoscono la mia rettitudine. Non mi lascerò certo irretire da questi inganni. Il demonio può trovare rifugio dove meno lo aspetta. La mia consorte non è una pedina del diavolo. Chiedo venia a questa corte. Josh l'ha vista. Mia moglie non è colpevole. Chiedo umilmente a questa corte di non prestare alcun ascolto alle parole di un uomo sul cui focolare grava il fetore dello zolfo. Oh Marco, oh cazzo, cosa facciamo Marco? Queste sono... Quando ci fanno fare queste scelte vuol dire che sono importanti. Allora ho visto, o ci avviciniamo a lui, a Josh, quello lì, l'altro, o ci avviciniamo dagli altri due. Penso che siano Daniel e Taylor. Secondo me dobbiamo andare da Daniel e Taylor a spiegare. Non sono Daniel e Taylor, però sono loro, il corpo è loro. Dobbiamo andare a vedere, dobbiamo a spiegargli la situazione com'è, secondo me. Io quando ci sono queste scelte voglio ragionare con te prima, perché non sono facili da fare. Se ci avviciniamo a lui penso siano cose del demonio. No, no, aspetta, non ho capito. Se ci avviciniamo a lui penso siano cose del demonio, quindi la mettiamo in culo a lei. No, aspetta, non riesco a seguire il filo che intendi. Cioè, se seguiamo lui intendi il Josh, quello dell'antichità, l'altro. Antichità, vabbè. Non ho capito, scusa. Meglio che ci ragioniamo su queste scelte, perché se facciamo una cazzata è un casino. Cerco solo di spiegarmi meglio. Magari pensa sia una strega quella, e quindi se ci avviciniamo lui sente qualcosa, penserà che sia colpa sua. Ah, è vero, hai ragione, è vero, perché poi magari lui, Andrew, va lì, lo tocca, quello si gira, e il sacerdote poi dice cos'è, parli con i fantasmi. Hai ragione, vedi, io non ci sarei arrivato a questa cosa. Allora andiamo da quelli, andiamo dai finti Daniel e Taylor, andiamo. È l'unica allora. Penso sia l'unica. No, comunque bravo, eh. Non ci avrei pensato a questa cosa. Chiaro, ok. Giudice, chiedo il permesso di concludere la seduta senza indugiare, onde evitare che le forze del male possano di fatto volgere il processo a loro favore. No! Mary, sorella, che succede? Cosa? Non ti immischiare. Che cosa hai fatto a questa bambina? Hai costretto una creatura innocente a un patto col diavolo. Questa piccola è posseduta. È di certo opera tua. È falso, reverendo, perché mi stavate ad accusarmi. Lo vedremo chi afferma il vero. Amy, imponi le mani su Mary. Verifichiamo che accade. Se ho ragione, come penso, il tuo tocco la libererà da ogni male. Che cosa ti tu? Non può essere altrimenti se le hai fatto un sortilegio. No, Marco, siamo in una situazione di merda, siamo.
situazione di merda. Cosa cazzo dobbiamo fare adesso? Porco Dio. Mi sa che abbiamo sbagliato, eh. Non lo so. Cosa facciamo? Interveniamo? Cioè facciamo la furia che ci incazziamo oppure non facciamo niente? Perché qua è una situazione di merda, perché secondo me, hai sentito all'inizio, il sacerdote ha obbligato la bambina di ascoltare lui. Mongolfiere furia, sì, perché adesso lui, lei, la bambina farà finta che gli darà la mano e lei, siccome lo sta facendo apposta adesso, questo è il problema. Vabbè, dai, proviamo a fare che non succede. Lasciala stare! Chi è che parla? Chi è là? Tra noi, ci protegga. Ti prego, aiutate! Loro sono tra noi. Il padrone non può nulla. È tardi. F! F! Loro sono qui tra noi. Loro sono qui tra noi. Ha fatto apposta! Bambina di merda, bambina di merda! Sto Quali altre prove sono necessarie per capire coglione! che il diavolo è all'interno? Camadonna! Pregate, presto! Il diavolo aleggia nella stanza. Salvatevi, fate appello al Signore. Cazzo, abbiamo sbagliato, Marco. Mi sa che dovevamo andare da, dal, Che dal, diavolo era quello? dal Josh. Era reale o no? Ma non si Cazzo. fanno più i processi alle streghe. Erano diffusi soprattutto 300 anni fa. Che cosa abbiamo visto allora? Come ho detto, io non ho una spiegazione plausibile. Mi sa che non lo so, però. Quando la bambina ha avuto quella specie di crisi, secondo te cos'è successo? L'ha fatta apposta. La ragazza che ho visto nel bosco. Conosco la ragazzina. L'avevo già vista nel bosco con Angela. La donna, la mia sosia, a cosa va incontro se dichiarata colpevole? A Little Hope le sentenze per le streghe riconosciute tali erano sempre brutali. Morti violente, affogate, impiccate, bruciate. La Spero sia, puttana. o fosse, ritenuta innocente. Mi sa di no. Molte volte le accuse erano infondate, sostenute da qualche rivale o da qualche ficcanaso bugiardo, come quella bambina. Persone che traevano un morboso piacere ad avvelenare la comunità. No, d'accordo. Secondo me la bambina lo faceva a posto. Credo anch'io che la bambina sapesse quello che faceva quando ha messo nei guai Angela numero due. La donna, la mia sosia, era disperata, quasi traumatizzata. Sì, uno spettacolo davvero penoso. Suo marito si assomigliava, C'è un'altra diciamogli. cosa strana. Suo Diciamogli. marito era identico a te, professore. Un dettaglio mi ha messo a disagio. Le due persone assieme alla bambina. Che senso ha tutto questo? Cosa ha detto? Somigliavano? Oh merda. Oh Ma chi è? merda. Professore! Ah, è Siete Taylor! lì? Coraggio, Ara! andiamo. Ara, tutti insieme di nuovo. Ara. Ehi, hey Taylor, siamo qui! Non riusciamo ad aprire le porte! Nemmeno noi! Sarà chiusa a chiave! Proviamo a forzare insieme la maniglia. 3, 2, 1! Oh. Taylor. Ehi, professore. Ehi, avete trovato qualcosa? No, proprio niente di utile. Soltanto robaccia. Sei ancora convinta che dobbiamo restare divisi? Diciamo che adesso sono disposta a valutare altre opzioni. Sono contenta che vi divertiate. Personalmente penso che siamo nella merda. Hanno accusato la tua sosia di stregoneria, lo sai? Non solo accusata, ma anche processata e condannata. F. Dobbiamo scoprire cosa rischia quella donna. Ora, una cosa che penso, lo dico veloce perché, vabbè, lo saprai anche te. Quindi, se è andata male,
Se andavamo vicino al Josh, l'altro, il sosia di Josh, secondo me cambiavano le cose per me. Perché, boh, se è andata male con l'altra, magari per forza doveva andare bene. Era un 50 e 50 alla fine, secondo me. Intendono farle. È una buona idea, ma come possiamo fare per scoprirlo? Da quella parte siamo già stati. Forse la risposta si trova nell'unica direzione che ci manca. Vabbè, ormai l'abbiamo fatto. Neanch'io direi boh, non so, ormai però Al abbiamo diavolo. fatto. Cosa? È una follia! Non possiamo permetterci di andare allo sbaraglio. Dai, ce la caveremo, dai. Finora è stato un incubo, ma... Ma in realtà è l'animo del guerriero. Come sfiga. Boh, tutti in strada di nuovo, Ale. Oh, però dai, almeno siamo tutti vivi, almeno quello. Siamo sempre lui, Andrew? No, siamo John adesso. Abbiamo cambiato di nuovo. Noi siamo il professore. Guida i tuoi studenti verso la città. Resta in gruppo. La nebbia si sta infittendo. La cosa è che l'unico peccato è che noi potevamo giocare in multiplayer, nel senso che se tu adesso c'è quel, vedi Angela davanti, è un esempio, lei visto che è la più davanti, se avevamo due joystick, che io non solo uno adesso, però se ne avevamo due, potevamo fare la E storia chi io e hanno te, deviato il pullman e tu qui? usavi Non ha Angela senso. e io usavo John adesso in questo Come il resto. momento. Sarebbe figo, no? Sarebbe molto figo. Però, dovrei comprare un altro joystick. Uno non basta. Ok, dobbiamo andare sul ponte. Non si vede un cazzo. Santo cielo! Cam... Minchia, Steve, si...